Partiamo dal presupposto che non amo particolarmente i picchiaduro e non seguo neanche gli anime. Poche parole, sono una persona di merda, lo so. Insultatelo pure nei commenti, eh? È gratis, non vi preoccupate. Sigla. Ciao signori, benvenuti su Pollice Nerd. Oggi siamo in un nuovo video gameplay. Oggi siamo su One Piece Burning Blood. Quanto sono bravo a parlare l'inglese, mazza, oh. Sono più bravo io, non ve lo voglio dire, ma... Per chi non lo sapesse, Burning Blood è il primo picchiaduro della serie di One Piece. Potevamo quindi noi tirarci indietro dal giocarlo? Ovviamente no. Ma non potevamo. No, neanche un po'. Secondo me potevamo. No, no, fidati. Ammazza che tette che c'ha questa raga, non possono prenderla. Ma Rimba se l'hanno fatte bene. Sono rifatte, sono rifatte, ve lo giuro. Tette! No, questo è incredibile, cioè, ho preso quella suo. Ah, ma perché io sono l'altro? Ok, raga, ci siamo. Ho capito chi sono. Tatsumaki. Ehi, 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 tu cosa fai? Continuo la madonna, cos'è sta roba? Sono riuscito a beccarlo una volta, no, ed è già no. Tantissimo. Ma che cazzo? No, 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 il fungo non lo voglio picchiare. Madonna, sei ingrassato, bellissimo. Gli avevo dato il cazzottone della vita. Ma ha detto portoghese a me? Cosa fa, raga? È bellissimo, lo sto amando. Vaffanculo. Volevi te? Io passo e volevo. Troppo. Cosa fa? Mi sta picchiando. Cambia. Non voglio lui. Non voglio neanche lui. Dov'è lei? Mi lancia i funghi sta qua. Lei che ha le tette fortissima. Mi sta bombardando di ma... Ma che gli ha dato una porta? Ma cos'era? Questo qui mi è bellissimo. Cioè, tipo, mi ha fatto vedere la bagiana e poi dopo è finita lì. Cos'è? No, perché? Tecnica da giramento da spada. E adesso so cazzi tuoi. Quello. Gear 4. Cos'è? Cos'è? Potentissimo, te lo giuro. Già sei brutto, mamma mia. Ma un dom. È ingrassato in un secondo. Vai via però, cosa fai? Figlia, mi sta ammazzando Questo è uno dei tanti motivi per cui io non gioco ai picchiaduro. Io sto rimbalzando di più con queste poppe che mi ritrovo. Cos'è? Quello. È partito! Non lo ferma più nessuno! Dove sta andando, raga? Maremma impestata. Non ha fatto niente. Picchialo! Esisterà pure un modo per colpirti, vaffanculo. No, 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 no. Cosa fa? Ma perché? Ma cos'è? Cioè, ti colpisce e ti ammalia? Cos'è sta cosa? Oh. Vai, frustalo. Tecnica del mille cazzottoni. Ma ammazza. Ma perché? Raga, adesso che ho scoperto sta cosa è bellissimo. La pianta che spunta dal ghiaccio. La logica. Ah, rotola e uccidilo, ti prego. L'ho preso, bellissimo. 30 secondi. Come 30 secondi? No, adesso bisogna cambiare, prendere lui che fa. No, no. Fa peggio che prima. Se non hai capito. Adesso che ho imparato a usare. Niente, sto zitto. Palla di lardo. No! Aiuto! Vai! 13! Uccidilo, devastalo! Yes! No, ma ho ucciso la renna. Non è una renna. È una renna che parla. Ok, ragazzi, la prima l'ha vinta regia, ma proprio non c'erano neanche dubbi che la vincesse. No, no, ma è stata combattutissima fino alla fine, tranquilli. Prende anche per il culo. Ok, facciamo altre due partite e vediamo alla fine chi sarà il vincitore. Io già lo so chi sarà vincitore, sarò io. Bene, allora, questa volta voglio cambiare. Voglio andare un po' più leggero. Ecco. Io non li conosco, raga, però... Io vi dico solo, per chi non lo conosce, che lui ci hanno dedicato l'intero gioco, quasi. Non lui, quello che ho scelto prima, lui. Barba bianca. Che scelgo? Il fratello di Luffy. Cosa? Te dritte!
No, raga, questo qua lo devo prendere assolutamente. Lo spadaccino canterino. Mi sa tanto di mafioso, lo voglio. E non potevano mancare altre due tette. Guardalo lì che imponenza. Vai con il secondo round. Minchia, sei cazzuto. Che cosa si gratta? E bestie. Ci sono cazzo. Io. Cioè, non ho fatto tempo a muovermi. No, gli dedica anche la canzone. Cos'è? Mi fa muovere. È incredibile. Picchialo. Ecco, adesso però l'inizio è la fine, mi dispiace. Boom. Ma ha distrutto la vita. Dove sono? Dove? Sono morto. Sono svenuto. Questo qui canta e mi distrugge. Gli stiamo facendo il culo a stelle ma però picchialo! Allora, mi fai far qualcosa, per favore. Picchialo! Io quando ho voluto prendere Barba Bianca. E allora. Perché è così lento sto stronzo? L'ho messo, una montagna di muscoli. Una montagna di merda. Anche. Quanto, mi sento troppo un cantautore qua, ecco, bravo. Chi ha picchiato chi, raga? Non si sa. A posto, colpo della tetta. Minchia, ti esce le mani dal pavimento. Bellissimo. Cioè, dovete vedere quanto sono teso. Sono qua così. Vai. Ah! Prende la manata in faccia. No. Quanto è forte sta puttanella. Ah, adesso sono cazzi tuoi. Come ha chiamato mia madre quello lì? Guarda come sono cazzi tuoi. Che ti prendo a manata. Guarda. Allora, cioè, non ci si può avvicinare. Quattro. Ma cos'era quello? Cos'è, raga? Se la vuole scopare potentemente. Tecnico della schiaffeggia. Oh, però schiaffeggia lo zio. Oh, e lo. Ah! Perché fa solo dei baci? Ma basta! Ma non può picchiarla! Oh, vai via, dai, su, prendiamo il cancro che è meglio. Madonna, raga. Cioè, me la sta picchiando, non mi ucciderò la tettona. Sì. No. Vai! Distruggilo a manate! Vai. No! Sì, no, ti prego, no! Sì! Boom. Mi sono parato. I pianeti. Vai! Vai! Sto perdendo! Ma ha dato uno schiaffone incredibile, raga! Ok, no, 11 secondi, dai, ce la devo fare! Cosa fa? Ma perché? Interviene la tetta! Mi ha dato lo schiaffo della vita! Cos'è? Ah, dai! Impossibile! Oh! Scrivetelo dove volete sul calendario, ditelo a vostra mamma, a vostra che tette, a vostra nonna, chi volete. A vostra tette forse. A vostra tette. Screenshot e fateci un calendario, mi raccomando. Va bene raga, siamo arrivati all'ultimo round con Mr. Satan Blu, ha preso il Viagra. E direi che siamo uno pari, quindi qua... O si vince, o si perde, o si muore, o si va a troie. Va bene, io voglio il cyborg perché è cazzutissimo, ve lo assicuro. Fa schifo. Ha un cappello devastante. Qui prendo lui, il fratello di Rufy. Basta, fratelli di Rufy. E lei, il transessuale. Nei tuoi peggiori sogni, prossimamente. Ma io raga non sto capendo, cioè, chi sono. A parte che sto qua è bellissimo e me lo vorrei anche tenere. Per l'angolo delle tette... Direi che possiamo prendere lei. Prendiamo lui, che mi era piaciuto. E voglio il clown pagliaccio. Vai, attaccala, ecco. Ti demolisco male. Mi ha dato una botta. Per chi non ha seguito la serie, dovete sapere che lui prima, invece di essere così grosso e cazzuto, lanciava le scoregge dal culo. Era la sua mossa più potente, era cazzutissimo. Detto questo, potete solo immaginare perché non ho guardato questa serie. Dai, picchialo sto schifo. Potentissimo. L'ha ucciso! Ah. L'ha preso! L'ha preso anche lui però. Vai! È bellissimo perché lancia le gambe sto qua. Cioè, stiamo giocando One Piece o... Da notare... Battlefield 2, no? Da notare la nuova capigliatura che ho assunto. Bellissimo. Ricarica le birre. Ma che casa? Cosa sta facendo? Ecco.
Poi arriva al limite, al cazzottone della vita. Vai! Va bene, dai! Facciamo entrare il transessuale. Madonna, quanto è brutto sto qua. Oddio! Ah, ti fa l'occhiolino, no? Bellissimo. Fai! È bellissimo il clown. Cosa fa? Cosa? E mo so cazzi tua. L'ho schivato? Come hai preso? Vai, tacene! Cos'è? Gli si ingrossano i capelli. Che brutta sta... Ecco, ma ho ucciso, no? Cos'è? Non ci siamo fatti un cazzo... Ecco. Ho parlato subito. Sono fratelli questi due? Sì, esattamente. Contro di sangue! Era. Era. Cioè, è finita così. Cioè, raga, ci sono rimasto malissimo. Quindi, raga, come da pronostico lo buscate malissimo. C'erano manco dubbi, non c'erano. Ovviamente era prevedibile, ragazzi. Non ha mai giocato un picchiaduro. Io seguo gli anime, li conosco a memoria, so chi è quello più cazzuto. C'ho la madre zoppa. L'ho bastonato, andiamo avanti così fino a stasera. Quindi per concludere direi che come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace. Scriveteci se il video vi è piaciuto, se vi ha fatto cagare, scriveteci quello che volete. E mi raccomando, tette in su se anche voi seguite l'anime. Da Miglio. In regia. The Pollice Nerd è tutto, noi... ci rivediamo alla prossima. Che poi alla fine non è che poi così brutto non seguire gli anime. Cazzo hai detto? Eh? 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 Non vuole dire mai più.